La settimana politica napoletana non si chiude solo con il confronto dei candidati alle primarie di centrosinistra di domenica 6 marzo. Forza Italia scende in piazza con i gazebo elettorali a sostegno del loro candidato sindaco Gianni Lettieri. Una candidatura che ha spaccato il centrodestra con gli ex Alleanza Nazionale di Fratelli d'Italia in contrasto con l'imprenditore napoletano, a questo punto sostenuto solo dai berlusconiani, che questa mattina hanno annunciato le iniziative in programma in vista delle elezioni amministrative. Presenti il parlamentare Paolo Russo e l'ex assessore al lavoro della Regione Campania, Severino Nappi. Abbiamo contrapposizioni di persone, lotte per bande, scaramucce, talune anche particolarmente violente. Noi invece vogliamo che venga fuori la vera novità, cosa fare subito, non nei primi 100 giorni, cosa fare dal primo giorno in cui Lettieri sarà sindaco, e non lo può scegliere né Lettieri né una dirigenza di partito, lo deve scegliere la gente, lo chiediamo alla gente, quella lampadina, quella strada, quella buca, quel giardinetto, è lì che rivolgeremo subito le attenzioni nei primi giorni immediatamente dopo l'elezione del nuovo sindaco. Poi un'operazione più strategica sulle grandi questioni che riguardano la nostra città. Fateci caso, non sapete nulla di cosa pensano e se c'è una posizione diversa tra Valente, Bassolino, 5 Stelle nemmeno ce ne accorgiamo, sulle grandi questioni della città. Noi vorremmo riportare il dibattito politico alle questioni della città. Il porto, cosa si pensa? Qual è il nuovo assetto urbanistico? Bagnoli, ancora a parlare della Bagnoli così com'era? Napoli Est, sono questioni tutte dimenticate nella contrapposizione violenta, muscolare, che nulla ha a che vedere con la prospettiva di buon governo della città. Chiediamo ai cittadini cosa fare per uscire da questo disastro di immobilismo. Noi abbiamo le nostre proposte, stiamo costruendo il programma e nel programma ci deve essere lo spazio per quello che ciascuno pensa si debba fare immediatamente, non parole, non chiacchiere, ma fatti concreti, iniziative vere che cui seguiranno quelle sui grandi temi per smuovere la città, urbanismo, urbanistica, trasporti, sicurezza, i grandi temi che possono ridare dignità ai nostri concittadini.